Dopo una pausa di questo, dove siamo entrati in questo posto, in questo gruppo, in quello posto. Siamo saliti, io ero evidentemente ubriaco, lui era evidentemente fatto, lui era evidentemente normale, siamo andati in saletta e lui si è messo il microfono dove non ha adesso le pratiche, da lì è uscito un attimo. Ci chiamavamo quasi sempre, ma siccome il bassista aveva scelto il nome, il bassista se n'era andato, c'è uno dei tanti. Al momento odiamo i bassisti per le loro malefatte, cioè ogni volta che abbiamo uno piuttosto buono, piuttosto buono ci lascia senza apparente motivo, tipo cos'è Alberto? Sua madre. Lo scopro su Facebook e suona con noi, fa, non puoi suonare con niente. Cioè se n'è andato perché non era pronto a comporre e perché eravamo troppo scuri e tenebrosi per lui. In pratica io ho cominciato a prendere lezioni di batteria in seconda media e ho voluto far subito un gruppo perché insomma quando inizi mai a imparare uno strumento ti viene subito voglia di applicare le tue conoscenze e l'ho provato con un altro mio amico, però la cosa veniva assolutamente schifosa e allora lui che ha assistito una delle nostre prove perché all'epoca erano un po' dei pionieri nel campo e quelli a vederci, allora lui mi ha scritto chiedendomi se avesse potuto unirsi al nostro gruppo e ci è rimasto un po' così perché lui era molto al di sopra delle nostre aspettative, però alla fine è venuto con noi. No, beh, in pratica era una roba disastrosa, per quanto ti conoscevamo a sbagliare la canzone del sole, la gente che lo sapeva fare di cioè da essere da sola oppure per un motivo in un certo senso noi. Abbiamo chiamato qualche altro nostro amico che era in grado di fare qualcosa e è venuto su un po' in gruppo. Lui l'ha conosciuto su Facebook, un commento per cui proprio anche a caso. Sì, invece la canzone di solo. Io mi ricordo che quando entrai nel gruppo non sapevo che bisognava suonare un materiale con di seconde alcune. Io entrai e dissi, voglio fare una roba con lui, va bene, provarlo. Provando. Santa rimota. Santa rimota. Ma del sud. Esatto. Erudito. Provavamo questa roba il giorno dopo. Suonavamo un'altra volta. Mister, devi provarti questo corso. Perché mercoledì suoniamo live. E così abbiamo suonato. Abbiamo fatto il concerto. Insomma abbiamo fatto questo concerto e dopo un po', cioè dopo varie cover del genere, io sono uscito, la canzone qual era? Mr. Dude. Nel mio gruppo speciale. E progressivamente abbiamo abbandonato, dopo la prima canzone nostra abbiamo deciso, vabbè, basta cover, tanto le sanno tutti, così poi la cover se la sbagli lo sanno tutti, se sbaglio la canzone tua non lo sa nessuno, poi ma questo non è fatto in realtà era più un cervello di... Prima o poi ne possiamo sempre stare attaccati al cordone umbilicale delle brand. Delle brucia fatta. Perché fare la pappa pronta sono 85. Più dipende che pappa è. Dai, ho trovato il sito internet che è noisybirds.ginto.com. Ricordate.